Grazie Presidente Bonanova, voglio comunicare a questa importante assise che da questo momento non rappresento più il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. E Andrea mi ha fatto a leggere la dichiarazione di ammissione alla lista civica Abitiamo Montecorso Massimo Lucini Sindaco, trasmessa al capogruppo del dottor Massimo Coslelli, al Presidente del Consiglio Comunale, avvocato Marco Liberli, e al Sindaco del Comune di Montecorso Latone, dottor Massimo Lucini. Al Sindaco del Comune di Montecorso Latone, dottor Massimo Lucini. Al capogruppo, dottor Massimo Coslelli, al Presidente del Consiglio Comunale, avvocato Marco Liberli. Io sottoscritto, Giordano Riccardi, in qualità di consigliere comunale in carica, vista l'articolo 7, comma 4, del regolamento comunale vigente, dichiaro di aderire alla lista civica di Viale Montecorso Massimo Lucini Sindaco. Le ragioni che mi hanno spinto a mettermi in gioco alle amministrative del 26 maggio 2019 sono legate alla stima di un gruppo di persone che si era creato attorno ad Andrea Galani e, soprattutto, dal desiderio di mettermi al servizio di Montecorso Latone e dei montecorziani. La natura civica del sindaco Pulcini e quella prevalente dei componenti della maggioranza che è stata chiamata ad amministrare il nostro paese è uno degli aspetti che mi hanno spinto a prendere questa decisione. In questi mesi ho maturato la convinzione che la buona politica in una cittadina in difficoltà come Montecorso Latone, il mio paese, non passa per l'appartenenza ad un partito, ma dal desiderio comune di risolvere i problemi e programmarne la rinascita. Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, la politica inerente al Plastic Free, la richiesta relativa all'installazione di colonnine elettriche sul territorio, la piantumazione di alberi per ogni nato, sono tutte proposte che ho visto accogliere con spontaneità ed immediatezza dall'attuale maggioranza che amministra la nostra città. In questo primo anno di amministrazione Pulcini non ho potuto fare a meno di condividere ed apprezzare l'impegno risolutivo mostrato sulle problematiche inerenti al tema dei parcheggi, le politiche scolastiche, sociali ed ambientali. Non da ultimo possono essere passati in osservare la determinazione e la capacità organizzativa dimostrata durante l'emergenza Covid-19, a cui inoltre ho partecipato come volontario nella distribuzione di mascherine e generi alimentari. Un dialogo costante con il sindaco e i suoi collaboratori hanno confermato i dati intenti tra la mia visione progettuale della città e le linee guida programmatiche che contraddistinguono l'impegno dell'amministrazione Pulcini. Probabilmente questa decisione arriverà disappunta a qualche amico con cui ho condiviso questo mio primo breve percorso nella politica locale. Me ne rammarico, tuttavia voglio rassicurare tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona che questo passaggio in maggioranza non preclude in alcun modo il mio impegno iniziale, semmai lo fortifica e lo arricchisce. Fornirò il mio supporto con tutte le mie energie, darò il mio contributo affinché Montecorso Latone compia l'opera di risanamento per uscire dal tunnel del dissesto e tornare ad occupare il ruolo di primo piano che le compete nell'ambito dei Castelli Romani. Allora l'accettazione del capogruppo dottor Massimo Coslelli alla mia adesione alla lista civica di Viale Montecorso Massimo Lucini Sindaco, così come previsto dall'articolo 7,4 del vigente regolamento comunale. Il consigliere comunale Giordano Riccardi. Adesso vado a leggere l'accettazione del capogruppo dottor Massimo Coslelli. Al consigliere Giordano Riccardi, al sindaco del comune di Montecorso Latone dottor Massimo Lucini, al Presidente del Comunale, del Consiglio Comunale, avvocato Marco Ricordi. Esaminata la richiesta inoltrata dal Consigliere Comunale Giordano Riccardi, ritengo le motivazioni dallo stesso adotte serie, valide e ponderate. In qualità di capogruppo della lista civica di Viale Montecorso Massimo Lucini Sindaco, esprimo pertanto parere favorevole all'ingresso del Consigliere Giordano Riccardi nella maggioranza, dando la mia accettazione. Benvenuto, buon lavoro, uniti e risolveremo Montecorso da voi. Il capogruppo della lista civica di Viale Montecorso Massimo Lucini Sindaco, dottor Massimo Coslelli. Grazie consigliere Riccardi, le chiedo gentilmente di fornirmi l'originale di questo.
questa missiva, e quindi vi ho benvenuto e do la parola al sindaco.